se mi ha one shottato. Attenzione, mi sta passando la voglia. Partiamo dall'altro salvataggio. Tra poco andiamo avanti e basta. Non ce la faccio più. Uno vuole fare una roba perfetta, ma l'RNG boicotta. Boicotta. Perché ho tolto l'occhio? Oh, stupido. Ma non dipende da me, ragazzi. Io non sbaglio nulla. Cosa sto sbagliando, ragazzi? Cioè, ditemi che cosa ho sbagliato lì. Dipende tutto da... come cazzo decidono di muoversi loro. Per non parlare di questo stronzo. Ah, dai che qua va bene. È bella sta strategia, quando funziona. Oh no, ho letto remake, scappiamo. Poi le coltellate. Direttamente proprio di cattiveria. Troppo lontano il secondo, avvicinati. Sparo. Aranciro, dipende da te, sparo? Provo adesso? No. Adesso! Ah, signore, Dio, è andato. È finito.
Grazie Ciro TVB. Ok. Perché poi voi non lo sapete, ma noi dovremo scappare via da Nemesis. Se io scappo da Nemesis e dentro in questa stanza mi ritrovo questi due cosi. Ora voi immaginatevi questa stanza con questi due cosi e Nemesis che mi rompe i coglioni col lanciarazzi. Capite perché li devo uccidere questi due? Lo capite? No, Saci, no, no, non ci pensare. È uno scenario che non si avverrà, Saci, perché noi sopravviveremo. Dai, l'ultimo schifo del mondo doveva prendermi. Ma avrà mandato in arancione, no. Niente, eh. E abbiamo salvato finalmente questo spray, non siamo costretti ad usarlo, yeah! Direi che adesso si può salvare. Salviamo. Volete rivedere Nemesis ancora? Mi sembrava vi piacesse. È finita, ragazzi. È finita. Si va avanti. Si procede. Let's go. Ciao, Kennino. Possiamo anche sovrascrivere il save di ieri. Scrivi Resident Evil 3 Lord of the Necropolis Liquid Shinosaki e ti escono le mie repliche. In realtà il sistema di ricerca di Twitch è molto efficiente, ragazzi, ma non lo utilizzate mai. Anche la versione cut and cut. Siamo vivi. È questo ciò che importa. Tam tam tam. È molto cattivo Aranciro comunque, eh? Mamma mia. Spamma sondaggi e pronostici a gogo ormai, non si contiene più, ragazzi. Che palle sta parte. Oh, si è tornata a aiutare zombie, ragazzi. Lo so che vi mancava. Non è possibile, dai. Ma come in danger poi? Oh, cazzo. Oh, guarda là. Messo apposta per me questa, guarda.
Carino, lo sapeva che stavo in danger. Allora, qui c'era il gas e non potevo usare la pistola. Cazzo se me lo ricordo. Ma il coltello, sì. Non sparate! Tensione si taglia con un coltello, ragazzi. Comunque gas uguale esplosione, con Boni l'ha detto. Perché altrimenti sono offeso con Boni. Oh no. L'ha reskinnata, lo ha fatto. Cazzo se c'è il masso. Tranquilli, il masso me lo ricordo come si fa. Silent, tranquillo, lascia fa. Se c'era altro che luccicava e l'ho lasciato lì è per un motivo. Lascia fa. Clovis. Guarda che mi tocca rifare, Clovis. È andata subito, ragazzi, è andata subito. Primo try, tranquilli, non è successo niente. Ciclo, la stiamo rigiocando per quello. Cocci, 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 cocci da io.
Lo vedete quel coso lì sopra, ragazzi? Quella potrebbe essere la nostra salvezza, se è il pezzo giusto. Cazzo, quale scintilla, quale esplosione. Non lo so, sta andando tutto troppo bene, ragazzi. Adesso si sputtana qualcosa, sicuro. Tipo questo mo comincia a correre. Ecco. Affanculo, vai. Sì! Sì! La Eagle! È proprio lei! E Gomboni diceva no! Diceva no, Gomboni! È la Eagle! È la Eagle! È proprio lei. Abbiamo la Igor, ragazzi. È una parte B. Sì, ce l'ho. Ok, questi sono gli ultimi ostacoli che ci separano dalla gloria, ragazzi. What? Come? Ma sulle scale. Vabbè, Highlander sto zombie, ragazzi! Guardalo ancora! Ma... ma che cazzo sono... Basta! Che posto di merda le scale, mamma mia! Perché questo è stato bravo ed è morto subito? No, se corro una volta corrono sempre, ormai l'ho imparato, cazzo. Vedi che non mi fido di te, stronzo.
No, no. Resettiamolo, va, mi fa ansia sto zombie. Beh, li correva perché non aveva un cazzo di vita questo qui. Manigoldo. Scusate, non leggevo più la chat, ero concentrato su questo vicolo. Chi è arrivato? C'è Reika! Reika, ciao! Ben arrivata di nuovo in questo inferno! Questo inferno di arancini e gomboni. Possiamo finalmente cominciare ad usare i colpi di pistola, ragazzi. Quel giorno alla fine è arrivato. Vabbè, io altri tre nastri li faccio, visto che siamo riusciti a salvare questo spray. Non l'abbiamo usato con Nemesis, quindi tre nastri in più, lascia fa, sono buoni. Rumbasa. Vabbè, però non da toglierlo completamente il coltello, dai. Sono troppo ottimista ad andare senza coltello. No, non occorre taschette. Non salvi qui. No! Droppa nessuno. Come mai ha aperto sto vicolo? Cosa stanno cercando di dirci? Cosa?
No, gli zombie nella mod non mi pare siano velocizzati. Sono normali zombie di Red 3, tranne quando corrono e c'hanno l'animazione che stanno con le braccia dondolanti. Quella è la corsa che hanno aggiunto loro. Ma si vede pure che è una roba moddata quella, perché quell'animazione è proprio brutta da vedere. Però vabbè, l'unico modo per far correre gli zombie è quello. Il coltello è molto più veloce. Sì, il coltello è potenziato. Col cazzo che facevi così col coltello in Red 3, ragazzi. Era un abominio il coltello in Red 3. Tutte ste erbe. È già aperto, perché poi me lo chiudevano. Ah, io tornerò indietro, a parte che non avevo più slot. Cioè, il coltello in questa mod è rotto, diciamolo apertamente, però... i nemici sono ancora più rotti, quindi... cioè, anche le schivate manuali che puoi fare sono rotte, ma tanto non le puoi sfruttare come si deve. È un gigantesco troll questa mod, ragazzi. Ti sembra di essere OP, ma non lo sei mai. Mai. Nemesis è esagerato, ma io ve l'ho detto, lui aveva promesso che Nemesis l'avrebbe depotenziato, ragazzi. C'è ancora il suo commento sotto la mod dove dice che l'avrebbe depotenziato. Non l'ha ancora fatto. È ingestibile Nemesis per come l'ha fatto. Cioè, o trovi sempre stratagemmi per farlo fuori come prima io lì con le casse, o non lo fai, perché non lo puoi fare come lo fai nel gioco originale. È troppo veloce, non ti dà proprio il tempo. E la schivata di Red 3 non sempre funziona, a volte anche se schiva ti becchi comunque il danno, quindi... eccolo lì che fa rumore. Oh no, eccolo. Hey. Where am I? Relax, you're fine. If you say so, but my head feels like it's about to explode. Anyway, name's Carlos. Il primo in città l'ha schivata per un modder. Jill, Alpha Team? Non ne ho idea. Who do you represent? Stars, I see. Well, I'm a member of the Biohazard Countermeasure Force sent by Umbrella Incorporated. Sent by Umbrella? Hey, don't look at me like that. What did I say? Il pellaio. You have a problem? Oh no, it's him! Secondo me si muore lanciandosi giù, conoscendo il modder, ragazzi. Ma povero... se lo toccassi forse si rialzerebbe. Chiamalo tutto, presto. Adesso ragazzi vi insegno un modo per fare questo Nemesis nella maniera più pussy possibile. Lo vedete quello sparo che fa Carlos? Thank you.
Gli ha fatto un critico, bravo Carlos. Questa è la mia critica a Comizzo. O indebolisci Nemesis o io insegno al mondo come farlo. In maniera più sporca possibile. Questa cosa io l'ho fatta anche nella prima run, ma non l'ho streamata, l'avevo fatto off stream. Nessuno aveva visto questa cosa qua. Questa lo sto mostrando in live per la prima volta. No, no, ma io sto a postissimo con la coscienza, perché tanto è una mod questa. Lui ha rotto un nemico. E io rompo il suo fight. Potete pupparmelo tutti. C'è gente che fa di peggio per far Nemesis. Solo che a volte arriva tutto sparato e devo uscire subito. Poi quando cammina, Carlos ha tempo di sparargli due volte. Minchia, la gente che sfrutta il cadavere di Brad per buggare il primo scontro di Nemesis, se ne vogliamo parlare, dai ragazzi. Io almeno il primo scontro l'ho fatto legit, pigliandomi tutte le sberle del mondo. Ma non mi sono mai abbassato a glitcharlo nel muro, mai. Ok, è in seconda fase, perché c'ha la mano col tentacolo. Quindi metà vita andata. Porca puttana! A volte è più veloce. Mamma mia. Mamma mia. Dai, no, a volte è troppo veloce però, cattivissimo. Cioè, è difficile farlo anche così, ragazzi. È tipo la tortura di Solidus. Ciao, Puccio. Come stai? Uso le matite, uso le matite. Guardate che bello che è Kenino col trenino dell'Hype Train. Guardalo, guardalo che carino. Manca poco, ragazzi, resistete. Non ci ha manco sparato stavolta. Stars. Chi dobbiamo ringraziare, ragazzi? Guardate che uomo, lo ha fatto tutto da solo, ragazzi. In realtà era uno scontro mentale tra Nemesis e Carlos. Posso ancora buttarmi di sotto? Intanto c'erano oggetti chiave, prima andiamo via da qui. Ringraziamo tutti il pellaio. Non c'è modo di sconfiggerlo, io lo creo. Questo l'ho scoperto da solo, eh. Che sia chiaro, non è che sono andato a vedere video
per imparare a glitcharlo. No, no, mi sono accorto che si poteva fare così io da solo. Ho detto, cazzo, la vita di Nemesis non è che si rigenera se cambio stanza. Vuoi vedere che se Carlos gli dà uno sparetto alla volta? Ci ho provato, ragazzi, ha funzionato. Io potevo anche rischiare di starci tutto il giorno lì. Invece ha funzionato. Questo è l'unico fight di Nemesis in questa mod che si può skippare. L'unico. Prendiamo anche un lanciarazzi gratis. Detto niente. Game over. Non c'era prima quella. Bakka si è proprio di queste cose. Bakka è il primo Nemesis, lo glitcha. Wait. Ma siamo tutti d'accordo che il primo scontro con Nemesis non si può fare in sta mod. All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. I have to know. Why did Umbrella send you here? Because all the foxy ladies. Mission. Oh, you're full of it. They're the ones who caused all this in the first place. Look, we're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? Listen, if you want answers about Umbrella, you're asking the wrong guy. Believe it or not, we are here to rescue civilians. If you can trust me, join us. Think about it. A quanti Nemesis sconfitti siamo? 5? Ne mancherebbe uno solo per il good ending, secondo la guida, ma io non mi fido. Secondo me ne avevamo fatti 6 anche la prima volta. O no? Ma ora salvi? Non credo ci sia qualcosa di pericoloso dentro sta stanza qui, eh. Posso pulire questa stanza e poi tornare indietro a salvare. Però devo comunque liberarmi un po' l'inventario, magari c'è qualcosina da prendere. Però sì, adesso salvo, perché quella roba lì di Nemesis, il sasso, i tizi con le bombe, non li rifaccio. Andiamo un attimo in perlustrazione e poi torniamo indietro a salvare. Giusto per liberare un'altra zona. Qua non, cioè Nemesis l'abbiamo appena fatto, dubito me lo rimetta ancora. Se ci sono i brain cazzi, torno indietro. No, vedo solo zombie. Non vedo altro. Andiamo a salvare, dai. Dai, non siamo mai morti se non con i tizi delle bombe. Com'era il pronostico che non ho manco visto? E voi avete fatto pronostici stronzi, vi ho visto. Alt per me, dai. Primo The Cube aveva un'atmosfera che ci stava. Non era il filmone della vita, però dai. È un film che ti ricordi una volta visto, cazzo.
Ah, sono anche disposto ad usare una doppia erba. Mi sembra il minimo usare una doppia erba con un boss. Quante erbe mi sono rimaste? Abbiamo lo spray, 2, 3, 4 e basta. No, ma il 2 è una trashata allucinante, ragazzi. Il 2 ha un'idea carina. Un'idea. Ma ha un'idea talmente troppo criptica che inevitabilmente gli è uscita una trashata allucinante. Cioè, aveva un'idea che, porca puttana, vacci a pensare all'ipercubo, però... Puttana, quanto hanno fatto schifo nella realizzazione di quello che hanno ideato. Sì, li ho visti i proiettili, li prendo dopo che li ho uccisi quelli. Nel 2 c'era l'autistico super genio della matematica. No, era nel primo quello. Secondo me il 3 è carino. Diventa un po' troppo fantascientifico, secondo me. Perché ci mettono in mezzo cyborg e stronzate varie. Su Cube Zero. Però dai, ci può sta. Un film da... un 6 glielo darei. Cazzo, se era trash lì per cubo. Solo che non posso manco cambiare arma mentre mi sono attaccati questi stronzi. È anche un po' colpa del gioco che non ha mai messo la possibilità di mirare dove cazzo vuoi senza che lei mira per forza qualcosa in automatico, eh. Perché su PC quell'opzione purtroppo non c'è. Mi fa imbestialire. Ah, non despawnano nemmeno, rimangono. Porca puttana. Che odio. Dai. Che porcheria, mamma mia. Sta boss fight è come l'ipercubo, ragazzi. Yeah. Mikhail! Ho visto come lo fa Comizzo. Come lo fa? Don't come any closer! Subito il passaggio dall'altra parte, per metà sta passare la scala che è ancora lo stesso tipo di passaggio che è aperto, uccide i vermi che sono lì e poi pensa al bello, perché il punto principale di respawn è l'altro lato. My people, they were wiped out. Secondo me ha molto più senso il mio di quello dello sviluppatore. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them?
don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Cazzo, è vero, potevo già portare il cavo. Vabbè. Se lo rifacciamo, ricordiamoci il cavo. Rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? You mean the RPD Special Force Team? Sachiko, hey. Calma. Hanno tagliato il dialogo dove Jill diceva: ah, ma avete anche dei feriti qui, perché giustamente... lo abbiamo conosciuto prima stavolta, Mikhail, quindi quel discorso avrebbe stonato. E vedi, ha pensato anche a questo. So Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. Pesante, Pipwolf. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Here, take this. Ma dammi la borsa per gli slot. Che mi dai sta merda? Dove la metto adesso? E questa è la chiave della boutique. Dai, mi fa tornare indietro. Non posso sprecare due colpi. Non posso. C'è anche uno spray lì. Dai, mi fa ripassare sempre da sti schifi. Io piglio danno ogni volta che passo per di qua. Fammi capire. Dai, assurdo. Bye.
Mosci d'inferno. Vi mancano le uccisioni col coltello, eh? Se questo si stunna lo posso fare col coltello. No, no, non si stunna. Ovvio, palese. No, a parte quello dentro nessuno corre. E ora è uscito. Fatto un critico, alleluia, mamma mia. Ah, non ce l'hai proprio il libro? Maledizione. Quale capitolo è presente Dario? Cosa stanno facendo i quiz adesso? Resident Evil Survivor. Chi ha votato Resident Evil Survivor? Pesante, pesante il doppio voto su Survivor, l'ho messo io per confondere il voto. E ha votato governatore, pesante, cazzo. Da dum 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 dum. Io non mi ricordo quando mi davano il pezzo dell'M37, ragazzi. Però boh, non so se ricaricare di nuovo quel pompa. Abbiamo solo 14 colpi per ora. Pochi, cazzo. Io il pezzo... il pezzo della manovella arrugginita preferirei farlo prima di salvare, ragazzi. Thank you.
Oddio, ha ragione Clovis, non c'ha una voce normale sto tipo, sembra davvero da donna. Calma. Questo è il tancone. Pare di sì che tancasse, sì sì sì. Magari è una donna, azz. Un parere da un'altra eminenza della serie di Resident riguardo alla diceria sul fare un reboot del remake con le parti tagliate. No. No. La director's cut, cazzo. No. È pesante far sta parte senza aver salvato, ragazzi. Spero davvero di sapere quello che sto facendo. E spero di fare davvero tanti, 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 tanti critici. Ah, ma io non lo posso ancora fare. Non la posso ancora fare perché il mio grimaldello si è rotto. Devo trovare chiavi piccole adesso. Oh no, è Pori. Nel remake del 3 con le parti ritagliate l'ho letto oggi. Io invece spero che facciano il remake di Red 3, ragazzi, ma che lo taglino ancora di più. Bam! Via! Togli anche l'ospedale, cazzo! Giusto per far incazzare le persone. Mo la batteria era quella dell'ascensore, eh? Però dobbiamo anche andare a prendere la chiave della boutique. Allungano la parte della stagla. Che nel remake del 3 la parte della stagla è una cazzina. Su quello però non si lamenta nessuno, perché nessuno si ricorda com'era la parte della stagla, figurati. Chi cazzo vuoi che se lo ricorda l'originale? Fanno tutti finta di ricordarselo, le tre. Appena sceso! Dai, legale! Sì, ma anche stavolta lo potevo portare il cavo. Perché nessuno mi ricorda il cavo? Non mi volete abbastanza bene. Un remake del 3 in terza persona con gli spagnoli. No, sai come li farebbe incazzare davvero? Un remake di Red 3 in prima persona. E tutti quanti... No! Prima persona, Resident Evil, rimattale! Cosa c'è? Dimmi, cosa c'è? Ti può dire quando tu gli dividi dove? Ma lo so dove devo andare, non sono bloccato, ragazzi. Sto recuperando gli oggetti che ho lasciato indietro.
Mamma mia, se non mi hanno preso stavolta e voi dicevate no. Poi è vivo questo tipo, in effetti è meglio se lo uccido, prima o poi ci passo lì in mezzo. Me lo dimentico che c'è. Post. Cosa aveva scritto, governatore? Non ho visto. Pesante, le state dicendo pesantissime, cazzo, ragazzi. Mi fate schifo, basta. Vergognatevi. Credevo delle persone che contavano. Boh, io andrei a fare la boutique, così ci togliamo completamente per sempre dalle palle tutta la prima parte di città. Andiamo anche da Dario. No, non dovremmo trovare cazzi tornando indietro, abbiamo massacrato tutti. Mi pentirò di averlo detto. La batteria va qua, eh. Non è che l'hanno spostata. Però la potevi riprendere. Perché la potevo riprendere? Dove altro la potevo mettere nella mod la batteria? Max Mix è molto meglio, pesante. Ecco, in questa stanza forse ci sono nemici, perché qua quando ci siamo passati la prima volta non c'era nessuno. No? Come non detto? Mamma mia! Ciao Bighe! Cioè, oddio, se non facevamo fuori Nemesis, mi sa che... a quest'ora era qui a rompere i coglioni ancora, eh? Però sono contento di averle ripulite, ste strade. Qua ci sono i soliti zombie che non faranno mai in tempo a raggiungermi. Bene. Qua. Nulla. Proseguo allora, questo è l'ultimo punto in cui posso salvare. Vado. Qua ho lasciato due zombie. Quello lo potrei anche uccidere con quel barile, poverino. Sembra che me lo stia chiedendo. Qua abbiamo ripulito la strada 45.000 volte. Qua pure. Qua non mi ricordo. No, qua ne avevo lasciato uno solo. Sì, era pulito anche qui. Thank you.
Oh no, ha ammazzato le altre perché erano vestite come lei. Vabbè. Porca troia, che cazzo sto affrontando qui? Anzi, mi schiva. Come non c'è tempo? E come faccio? Più vicino, Gil, più vicino. È un cazzo di zombie con l'ultra istinto. Punta i piedi. Vai, 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 vai. Hai ragione, i piedi la piglia. È un ninja zombie, Belfone, guardala, anche un casino di vita. Maledetta! se non ne metteva a segno uno di morso. La borsa, cazzo. Abbiamo due slot in più. Ah, mi ricordavo il jumpscare nell'armadietto, non mi ricordavo che lei era un ninja, però. Quello l'avevo rimosso. Andiamo da... Andiamo da Dario, ragazzi. L'ultima occasione per andare da Dario, mi sa, adesso. Siamo giusti di qua, vero? Sì. Oh no. Come cazzo facevano da Dario con la mod che chiudevano tutte le strade? No, qua è chiuso. Anche là in fondo è chiuso. Ah, sono confuso. Scusa, di qua cos'è? Come cazzo si faceva a tornare da Dario? Mo' aiuto! Mappa, entrami nella testa, presto. A sinistra dopo il bar. Di qua, quindi. Sì. Oh no. Sì, 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 sì. Qua abbiamo ripulito. C'erano i Brain Rockers. Qua gli zombie ci sono ancora, ma sono tutti in piazza, quindi stanno bene lì. Ah, è vero che si vedeva che veniva mangiato da sua figlia. L'avevo rimossa sta cosa.
No, Dario. È troppo tardi, non posso fare niente. Finalmente, grazie Dario. Ci hai lasciato un ottimo ricordo d'addio, Dario, non ti dimenticheremo mai. È morto. I told you, I'm not leaving. Never. Non è Braio, è anche Braio, tra parentesi, è bannato. Basta. Per lo stesso motivo di Nut, tra l'altro. Dobbiamo fare la centrale adesso. C'è Nemesis alla centrale. Ricordati il cavetto. Ma mica devo andare lì. Prima me lo dovevate dire. Ma fosse solo per le audiocassette, governatore, ha fatto un macello allucinante quei due durante le live di Metal Gear, ragazzi. Lo sapete quanto cazzo divento suscettibile durante le live di Metal Gear? Lo sapete che lì non voglio sentir cazzi di nessun tipo, lamentele, battutine, suoni durante le cazzi. Allora, adesso salviamo perché salviamo. Abbiamo anche l'altro pompa. Lo stemma dell'RPD ha come simbolo... Sarà un procione? È come da me, niente suoni. Ma perché in giappo? Perché voglio imparare il giapponese, Shai? Non posso? E tu non vorresti diventare una persona più colta imparando il giapponese? Abbiamo 28 colpi più una polvere B. Abbiamo già l'olio, abbiamo il nas, il cavo, ci manca il fusibile, ma ho l'impressione che di fusibili ce n'erano due in questa mod. Abbiamo uno, due lanciarazzi. Uno lo usiamo con Nemesis, vabbè, ma tanto dobbiamo andare fino a lì, tanto arriviamoci.
L'olio quello. Dimmi il... Come cazzo si chiamava l'additivo? Oh, ho cliccato a caso. Guarda, c'erano colpi qua. Non lo sapevo. Non ne avevo idea. Ma anche nel gioco originale ci sono colpi lì sulla motocicletta? Boh, in tutta sta parte di città non dobbiamo più fare niente, ragazzi. Dovremmo averla completata al 100%. Stazione completata. Dario l'abbiamo visto. La boutique l'abbiamo aperta. C'è solo la mercante che ti dà 15 proiettili in cambio di un'erba verde, ma onestamente a me mancano le erbe verde, non i proiettili. Qua non dovremmo più tornare. No, non è vero, dobbiamo tornare sotto, mi sa. Quindi in teoria dovrei salvare qua. Sì, perché appena metto la batteria salgo nell'ascensore e l'ascensore si rompe e non posso più tornare indietro. Sì, ora ricordo tutto. Now I remember. Ma noi abbiamo 5 salvataggi e basta? Fuck. Potrei fare altri 3 nastri qua, volendo. Vabbè, non ne sento il bisogno per ora, proviamo ad andare avanti così. Non mi ricordo se c'era Troll nel Mesis. Usare il coltello. Usare l'erba. No, me la ricordo proprio quella zona. mio Dio. Che fare? Andiamo così e basta. Con 3 slot. Ok, niente più vermone, ragazzi. Posso dire che è stato davvero infame l'uomo bomba lì. Quindi non lo porto proprio il lanciarazzi. Sarà che ci riusciamo. Cioè, ma fammi capire che Nino, lui esce dal condotto e si fa mordere da Murphy poi? Ma non esplode quindi Murphy? Si rialza Murphy e esplode. Speriamo. Mettiamo tutto in mano alla randomicità, quindi. Oh dai, sono spawnati bene gli zombie.
E ripeto, lo abbiamo fatto anche noi così, me lo ricordo. Avevo gioito tantissimo. Però era successo completamente a caso, era stato completamente non voluto, ragazzi. Resta prima vicino a Murphy evitando il colpo del lanciarazzi, poi va verso la porta di salvataggio ed esplode. Esplode perché lo picchia Nemesis probabilmente, perché ce l'ha di mezzo. No, no, ma tranquillo, non devo entrare, non c'è fretta. Però aspetta. Quando Murphy lo morde, Nemesis è già dentro la mappa? È già entrato? No, e allora non è... Non è RNG. Ti fai mordere, lo butti giù, lo sorpassi, quando arriva Nemesis lo colpisce e lo esplode. Dovrebbe andare così. Il problema rimane il bar. Fa un attimo mente locale di quale porta devo prendere, perché sto impazzendo andando su e giù qui. Soda! Jintai kaibou hyouhon! Jintai kaibou hyouhon ga hoshii! Ma Nemesis arriva quando cambio l'inquadratura, ragazzi. Un po' arriva prima. Una cura andata. Non so, a me fa strano che Murphy non esploda quando ti abbraccia, onestamente. Mi fa già strano che non esploda se con Mizo si fa mordere. Già quello mi pare strano. Quindi quella bomba dovrebbero esploderti proprio appena gli stai vicino. Cioè, sono appena morto con quella bomba, l'avete visto? Madonna, che palle, Nemesis, ti odio, Cristo. Niente, è birichino oggi. Niente, anche qua corre.
Puttana, è vero che l'avevo lasciato vivo questo. Vai a immaginare che saremmo tornati qua giù. Grazie Murphy, ti ricorderemo sempre. Posto? Contenti? Le cure sono andate comunque, ma era inevitabile. Le munizioni no, le abbiamo salvate tutte. E abbiamo guadagnato un lanciarazzo in più. Che fa buono! Avete visto però come mi sono messo dietro il muretto per non farlo colpire col lanciarazzi? Mamma mia, lì i riflessi, mamma mia! Aveva rotto le balle questo qua, ragazzi, basta. L'esperienza fatta da padrone, esatto. Fatto come Mikhail Murphy. Dai, però, prender danno così dopo tutto quello che ho fatto. E ora vedete di non fargli stronzi voi, che non c'ho veramente voglia. Dimenticato la batteria. La batteria, perché nessuno mi ha detto della batteria? Perché nessuno mi ha detto della batteria? Yeah.
E adesso dobbiamo tornare giù e prendiamo di nuovo danno dai vermi. Io lì che mi rompo il culo per far Nemesis, loro devono solo ricordarsi della batteria. E cosa fanno? Non si ricordano della batteria. Parker Luciano. Nori ha fatto 3 fake per votarlo. E sapete cosa vi meritate voi, ragazzi? When we were merry. Dobbiamo più tornare indietro, no? Può anche star lì.
4101. Allora, non salviamo perché non dovrebbero esserci parti pericolose. A meno che non dimentico qualche zombie esplosivo di nuovo. Questa la ricordavo, tranquilli, tutto sotto controllo. Onesta, fino a un certo punto c'eravamo già stati. Qua è già la seconda volta che ci fa tornare. Prima c'era Nemesis qui, quindi questa stanza aveva già dato, dai. La roba là sopra. No. Se uno lo sa in anticipo il codice, credo sia randomico, sai? Thank you.
Cocci, possiamo salvare. Però da questo save dobbiamo finire tutta Recon City e andare alla torre adesso, ragazzi. Quindi cazzi. Però vabbè, la roba la vengo a prendere dopo. È finita, ragazzi. Basta. Abbiamo fatto anche la centrale. Sto pensando di fare un altro salvataggio, visto che andiamo a prendere sti nastri, ragazzi. Facciamo lo stagra e salviamo, perché quel Nemesis lì mi dà veramente ansia. Non me la ricordavo proprio quella boss fight. Bruno, non mi intasare la chat, basta! Che palle che mi ha rotto la serratura di sta porta. Devo farmi il giro ogni volta, mamma mia. Ma sei serio, Mel? Te l'abbiamo fatto fa tutto a Carlos prima, Nemesis. No. Com'è che erano così avanti stavolta? Bastardi che entrano appena cambio la telecamera. Ma che davvero sta andando così? Ma che sfiga! You live,
No, quello che tanca. Lo zombie senza testa che mi sbatte il petto in faccia. No, abbiamo perso troppa vita, dai. Abbiamo fatto cacare. Niente, mi incasino pure. Vale nemmeno la pena farci un try con sta vita. Mi hanno anche fatto sparire i cani. Non posso uccidermi. Se entra il lanciarazzi. Ma la stanchezza si fa sentire, ragazzi. Mi sa che sta parte la lascio per domani. Sono cotto. 5 ore. Non se lo dimenticherà mai ormai il cassonetto. It's looking good. Cazzo, sei snervante. It's him. Ci richiede troppo impegno, troppo. Troppa pazienza, troppo impegno. Troppa pazienza, troppo impegno insieme. Come fare una Soul Level 1 di Dark Soul, ragazzi, uguale. E mi ha già colpito. Niente, si è accanito tantissimo su di me, ragazzi. Mi vuole morto subito. Mi body blocca pure, guardalo. Mamma mia, se si è presa con Carlos all'ultimo momento. Finiscilo, Carlos.
Carlos, Carlos, Carlos. Occhio ai missili vaganti. Ma non girarlo verso di me, sadico di merda. L'ho finito io, dai. Ok, let's go. Puttana, ce l'abbiamo fatta. Get out of the cable car now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Grazie Mikhail TVB. Mikhail. No! Oh. Oddio, c'era una scelta che faceva game over qua, eh? Ho pensato, se spawno nel giardino muoio sicuro. Che cazzo è quello? Cazzo sta succedendo? Mi hanno ridato anche tutta la vita, GG. Cioè, mi ha portato fino al parco. Sì, ma uno vuole anche salvare la partita dopo tutto questo. Due lanciarazzi scarichi. Sì, perché se vi ricordate, ragazzi, nella prima versione della mod c'era qualcuno che ci aveva colpito alle spalle col tubo e poi ci eravamo risvegliati qui con sto vestito. Ma non abbiamo mai capito chi era e che senso avesse mai avuto quella parte. Adesso sta ampliando quella cosa che prima non c'era. Che ha fatto a giri incosciente. Quello che avremmo fatto tutti. Eh? Come? Sì, ma la poteva mettere aperta la zona di salvataggio, porca di quella troia.
secondo te io mo mi ricordo sto enigma? Che sarà inventato lui? Ma non funziona. Allora, estate del 92, è stato right to left, left to right. Del 92. Questo qua. Non me la ricordo, l'avevo fatto totalmente a caso sto enigma, ragazzi. Ho mosso l'estate a caso, me l'ha dato giusto. Autunno dell'84, a fianco, nella stessa direzione. Camminavano insieme. Sei, 89. Tantotto. 91. 2017. 93. Ma la nascita è 84, quindi. Notte Alessio. L'unico 84 è qua. Ethan W. Dovrebbe essere così. Face to face. Del 40. Mitrin! Ma se è faccia a faccia, back to back, allora è già giusto. Ce l'hai fatta, Mitrin, stavolta hai vinto tu. Ben arrivati a tutti. No, che non ha senso sto enigma. Nel momento finale con lui, nel 92. Right to left, left to right. Che cazzo vuol dire right to left, right to right? E del 92 è questo qua.
fa che lo guarda, quindi. Ah, ok. No. No, niente, pensavo fosse finito. Sono una sega io, ragazzi. Yeah. Kirame wa. Chico. Ambaru, come stai, Mitri? Cosa streamavi? Com'è andata? Allora, c'è la statua di un cane, c'è qualcosa scritto. Estate del 92. Nel momento finale con te. Destra per sinistra, sinistra per destra. Che vuol dire destra per sinistra, sinistra per destra? It was very whimsical. Una tragedia, mille problemi tecnici e bug. Azz. Come si chiama la mod? Bizarre Incident. Ovviamente non si chiama Bizarre Incident. È The Lord of the Necropolis. Io ho l'impressione che abbia anche cambiato, ragazzi. Guardavano tutti in giù. Non lo fanno più. Oh shit. Li facciamo per sicurezza? Eh no, e l'ha cambiato, cazzo. Merdissima. Dai, ragazzi, concentrati, ci dobbiamo arrivare. Allora, dai ad ogni cane il suo padrone, la stessa relazione che avevano in vita. Ricordi in gioco, grazie mille per il follow. L'unico 92 è questo. Ah no, ce n'è uno anche qua, che cazzo dico? Boh, secondo me deve essere puntato così. Ciao, ricordi? Notte sgombroni. Allora, autunno dell'84. Nell'ultimo momento, nel momento finale con te, fianco a fianco, nella stessa direzione. Camminavano sempre insieme. Dell'84. '91, '92, '90. Questo è l'enigma, ogni volta sbaglio. 86.
89. Volevo sapere se sono ben visto qui dai moderatori. Perché dici così? L'unico 84 è questo. Tra l'altro Ethan W. doppia fatalità 2017, che è l'anno di reset. Mi puzza. Non ci sono altri 84, per forza quello. Forse dall'altra parte. Sono stato bloccato una volta senza che avevo fatto nulla. Che bello quando in chat si parla del gioco che stiamo portando e non di altri cazzi, mamma mia. È la mia cosa preferita. Estate del 40, ultimo movimento finale con te faccia a faccia, schiena contro schiena. Si aiutavano a vicenda. Abbiamo detto del 40? Il 40 c'è Tom P. Tranquillo Bruno, non avevo dubbi. Capisco. Non vuol dire un cazzo right to right, left to left, ragazzi. Non vuol dire veramente un cazzo. Cioè right to left, left to right. Come fa uno a stare destra verso sinistra e sinistra verso destra? Che vuol dire? Ciao. Io vorrei salvare la partita. Ho l'impressione che chi una strada di salvataggio non si troverà. No, io ho guardato l'immagine che c'era raffigurata, ragazzi, basta. Non la clicca più.
C'era il cane di sinistra che guardava lì, il cane di sotto che guardava giù e l'altro cane guardava a destra. Cioè era nel disegno. Non ho capito a che servivano le descrizioni allora. Sì, ma posso dire che il mod era un po' scemo pagliaccio a farti fare questo senza salvare? Business with me, friend? Mi ci sono 8000 cure, non le posso prendere perché ho preso le erbe blu. Ok, buoni che qua è aperto. No, oh, dai, tienimela aperta almeno quella. Ma sono matti a farmi passare per di qua. Ci sono robe brutte qua, ragazzi. Ecco appunto. Cioè, io non posso salvare la partita. Che fastidio, cazzo. Proviamo all'ospedale. È aperto, meno male. No, ora che se esco con gli Hunter. Ok. Ok. Non so cosa cazzo stia succedendo nella mod, ma a quanto pare i cambiamenti arrivano ora, ragazzi. E arrivano pesanti. Che sbaglio a non portarsi il coltello comunque, mamma mia. Boh, io non mi sento molto sicuro manco con le munizioni, se posso dirla tutta, eh. Eppure ho risparmiato. Cazzo se ho risparmiato. Quanti nastri abbiamo adesso? 7? 6? Aia. Vabbè, che fai? Non salvi?
Io, ragazzi, mi licenzio. Basta, ho dato per oggi, ho veramente dato. Potete dir di no, cazzo, abbiamo finito la città. Smettetela di picchiarmi. Non ho fatto niente, anzi. Che Nino, se vuoi fare ancora quella cosa, ci sono. Una sola, ovviamente. Andiamo, Vannina, andiamo. Ho perso i vostri discorsi in chat, ragazzi, sono veramente troppo stanco per starvi dietro. Scusate se mi sono spento nell'ultima oretta, ma davvero non vedevo l'ora di arrivare al save per chiudere perché non ce la facevo più. Troppa stanchezza. Non mi ricordavo la boss fight di Nemesis al treno. Baka, tutto sommato siamo stati sculati, soprattutto con Nemesis dentro il treno, che non so come abbia fatto a non uccidermi, che avevo un HP, però sono contento che mi abbiano ridato tutta la vita dopo che ci siamo buttati dalla finestra. Sì, Bruno, con te ci vediamo tra 6 mesi, perché fai sempre così, ogni volta spunti fuori, tarallucci, vini, quanto tempo, amici miei, mamma mia, mi siete mancati, e poi sparisci, e ti rivediamo a Natale, dopo Natale ti rivediamo a Pasqua, poi mo ritorni, fai anche il fake, no, ma bravo, continua così, clap. C'è l'Edina che streama, non so cosa sto facendo, io vi mando dall'Edina allora, ragazzi. Adesso vado a drogarmi, ragazzi, e poi lascerò che il mondo decida il mio destino. No, è andato offline. Ha staccato. Vediamo un momento se ci so, se c'è qualcun altro. Allora, ragazzi, io vi mando da lei. È già in live da 6 ore. Non so ancora per quanto sarà online. Ci ha già raidato una volta. Sembra una persona a modo. Non la posso dire di conoscerla molto, però quello che ho visto mi è piaciuto. E poi sta portando Metal Gear Solid... No, scusate, Metal Gear 2 Solid Snake, ragazzi. Quello per MSX. Chi cazzo lo vedete mai portare una persona a quel gioco lì? Quindi va fatto il raid per forza, ragazzi. Lasciate un followone, perché se porta questi giochi, secondo me, è tanta roba. Buonanotte a tutti, belloni. Ci vediamo domani, se non decido di fare una pausa, perché sta mod mi sta devastando. No, non ce la faccio, Bruno. Ho sonno. Buonanotte a tutti, belloni.